Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo delle tecniche per presidiare la SERP di YouTube. Ci sono tre modi: uno è in modo praticamente naturale, il secondo è pubblicizzando il vostro video, il terzo è barando. Andiamo quindi a vederli uno per uno. Il primo modo è abbastanza semplice, ossia si tratta di produrre contenuti ampi, profondi, in modo duraturo, ottimizzando titolo, descrizione, tags e dando una coerenza del contenuto con quanto dichiarato, allegandoci poi una copertina efficace ed accattivante. YouTube vi archivierà nella SERP, gli utenti potrebbero finire per scegliere il vostro filmato. Se questo soddisferà le loro esigenze, è possibile che gli utenti lasceranno dei like, dei commenti e addirittura sottoscriveranno il vostro canale in modo spontaneo. YouTube non è una organizzazione no profit, ma è una società commerciale che sta in internet, di proprietà di Google, e diffonde media al fine di trarre profitti. Quindi prevede tra i suoi servizi anche la possibilità di pubblicizzare i video. Quindi il secondo metodo consiste nel pubblicizzare il vostro video con YouTube. Dovete pagare YouTube perché il vostro video sia sponsorizzato per qualche tempo e quindi sia spinto in alto verso la SERP di YouTube. Per breve tempo potrete superare vari altri competitor della SERP bypassando i problemi di SEO, ma questo non garantirà automaticamente il successo. Infatti, uno, se il video non sarà gradito dagli utenti di YouTube, è probabile che dopo pochi secondi gli utenti potrebbero chiudere il vostro filmato. 2. Dovrete rinnovare la pubblicità con YouTube, finendo per finanziare in modo persistente YouTube al fine di comprarvi in modo costante la posizione in SERP, perché se smetterete di finanziare YouTube finireste per sprofondare nello scroll della SERP di YouTube, in quanto il vostro video non è lì, diciamo, perché ha ottenuto il gradimento del pubblico, ma perché, diciamo, vi siete comprati la posizione con della pubblicità in YouTube. Barando nella competizione in YouTube, ossia ci sono società non soltanto, diciamo, collegate a YouTube, ma anche altre società pubblicitarie che vendono praticamente iscritti per il vostro canale, vendono like e vendono visualizzazioni. Quindi potrete andare a comprare iscritti fingendo che il vostro canale abbia, diciamo, una esplosione di iscrizioni e di follower, potrete comprare like e potete comprare visualizzazioni spingendo uno o più video, in modo da fingere che la posizione che avete comprato, ad esempio pubblicizzando il vostro video in YouTube, effettivamente ha comportato un successo commerciale. Ora, stare, diciamo, in posizione alta della SERP di YouTube è indubbiamente una cosa buona, perché gli utenti tenderanno a cliccare più o meno sempre verso, diciamo, il scroll iniziale. Tuttavia, se il video che poi trovano non soddisfa le esigenze degli utenti, questi finiranno per chiuderlo immediatamente e andranno a scorrere praticamente lo scroll infinito di YouTube andando a cercare altri video. Quindi a ben poco vi servirà la possibilità di comprare iscritti per nascondere, diciamo, un basso engagement con bassi commenti oppure una bassa durata di fruizione dei vostri filmati e anche, diciamo, una bassa visualizzazione per iscritti.
che sono tutti parametri che sono indizi interessanti su quali siano, diciamo, gli utenti veri che fruiscono i filmati e quali invece sono stati comprati. Detto questo, il mio consiglio è di, se non siete, diciamo, degli youtuber, di non spendere denaro in YouTube perché non ne vale la pena, ma limitatevi, diciamo, a seguire in modo naturale lo sviluppo dei link del passaparola e, diciamo, la crescita spontanea, magari lenta ma costante, del vostro canale. Al limite potreste decidere oppure no di pubblicizzare un po' il vostro video in YouTube, ma secondo me è completamente da evitare. Gli acquisti, diciamo, di finti utenti per il canale, comprare like oppure comprare ancora peggio delle visualizzazioni. A riguardo c'è un video sul questo tema che, se volete, potrete andare a trovarlo direttamente in descrizione, che è la continuazione di questo discorso. Questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.